Che sta facendo il bagno? Le giuro, non la sto sbirciando. Ah, ma porca la miseria. Scusate, buongiorno, permesso. No, l'acqua no. Sì, ho trovato la torcia finalmente, grazie signore. Signore, cosa sta facendo? Oh mio Dio, non l'avevo vista. L'accetta, l'accetta quella... Posso avere l'accetta quella buona, signore? Oh, un pannello solare. Da quando ci sono i pannelli solari? Ecco perché ci sono le lampadine. Oh, acqua potabile, non mi ero accorto. Ce la fai a salvarti, ciccio? Veloce, liberati. Sante scomuniche. No, 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 tu sei grosso. Lui è grosso. Quello è il tizio che ci ha aggredito all'inizio del gioco. E come per magia abbiamo la fiaschetta. Salvatemi, signori, salvatemi. Ma porca la trotter... Cos'era quello? Cos'era quello? Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Sons of the Forest 2024 Edition. Kelvin, buongiorno! Hai deciso di unirti a noi finalmente, eh? Dopo che ieri sera ci hanno invaso i nativi della zona, il signor Kelvin è battuto in ritirata e nessuno lo ha più visto. Non ha mosso un dito, ma porca la miseria, neanche a pagarlo. Kelvin, io stavo cercando di realizzare la nostra futura ca... Kelvin, ti sto parlando! Ragazzo, non mi ignora... Kelvin, la tartaruga! Ammazza la bastarda! Ammazza la bastarda, Kelvin! Vieni qua, dobbiamo trucidare la maledetta! Non pensare alle tartarughe ninja, pensa alla zuppa di tartaruga. No, ancora viva! Ancora viva, Kelvin! Che Kelvin, mi stai dando una mano? E Kelvin è lì che guarda. Kelvin è immortale! Ah, trucidata 26 volte! Ok, molto meno immortale del previsto, sì! Ok, finalmente trucidiamola. Mi piace il profumo del guscio di tartaruga così, primo attimo. Anche troppo dettagliato. Hai preso la te... Ciccio, smettila di prendere i trofei degli animali. No, non volevo che la mangiassi. Non volevo che la mangiassi, volevo che la raccogliessi. Ma che ma che cazzo bubolo di problema hai, il nostro protagonista del videogioco? Ok, ragazzi, ignoriamo quello che è appena accaduto. Intanto vediamo di completare. Ok, la costruzione del raccoglitore dell'acqua. Non ho neanche tolto le parti carnose. Che schifo. Le ho lasciate ancora lì, così l'acqua ha un sapore un attimino più... particolare. Allora, questo lo possiamo raccogliere. Che faccio? Abbiamo 4 unità di carne cruda. Appartengono probabilmente alla nostra amichevole tartaruga non molto ninja. Tornando a noi, Kelvin, non hai fatto un cocchio di nulla in tutto il giorno? Allora, in teoria dovrei potergli dire di costruire... Finisci eventuali strutture che ho iniziato io? Dovresti avere abbastanza legna in giro. Ce la fai? Ti ricordi come si legge? O devo scriverti un manga perché a lui piace guardare le figure? Porca la miseria. Ok, vediamo un po', ti vedo un po' confuso. Tipo questa, la devi finire, Kelvin. Vabbè, ragazzi, lasciamo stare, non c'ho voglia. Sono anche... Adesso rispawnano tutte, ma mi prendete per il culo. Dicevo, sono anche rientrato in partita che me l'ho dimenticato. Che tutta la legna che non si trova direttamente sui raccoglitori, porca di quelli per porca, lui la despawna, perché è un gioco fatto bene. Allora, signori, prima di partire all'avventura, dobbiamo migliorare decisamente il nostro equipaggiamento. Mi avete detto, inoltre, che credo all'interno di questa grotta siano state aggiunte delle modifiche. Mi avete detto che c'è una creatura che su Raft mi ha fatto passare più di qualche brutto quarto d'ora. Si tratterà probabilmente di uno squalo, se dovessi ipotizzare. Non è che siate stati, poi, così tanto criptici. Ad ogni modo, abbandoniamo Kelvin al suo destino. Io devo praticamente risalire questo fiume. Ho fatto mente locale e credo di ricordarmi più o meno dove si trovi dell'equipaggiamento molto ma molto utile. In verità non è neanche così tanto distante. Devo solo sperare che i bastardoni non arrivino a farmi bubusette. Se riesco a individuare la zona utilizzando ovviamente il nostro GPS. Sì, c'è ancora un bel po' di strada. Direi che il gioco è fatto. Non mi ero reso conto di quanto questo gioco fosse invecchiato bene. Signorina, che sta facendo il bagno? Le giuro, non la sto sbirciando. È una casualità che io e lei ci siamo incontrati. Salve, come va? Tutto bene? Vuole una palpeggiata? Un massaggio, un massaggio. Ho sbagliato il termine. Scusi, si è perso nella traduzione. Ma perché non ho mai fortuna con le donne? Uffa. Ho più fortuna con Kelvin. Solo che Kelvin ha sviluppato una brutta abitudine. Abbiamo un solo letto, come avrete notato. E si accoccola lui la notte. E io la mattina mi alzo sessualmente confuso e un pochettino bagnato là sotto. Ma vabbè, dettagli. Allora, credo di andare in direzione corretta. C'è una lucina che lampeggia. Perché c'è una lucina che lampeggia in quella direzione? Di cosa boia si tratta, Kelvin? Oh mio Dio, non mi dite che Kelvin mi sta seguendo perché lo picchio male. Gli avevo detto di restare a casa, porca la miseria, a far cose, a costruire... Ok, ragazzi, la lasciamo stare. E credo di aver capito perché gli sviluppatori abbiano aggiunto la possibilità di utilizzare, t'ho visto scoiattolo, lo stracocchio di go-kart. Per il semplice fatto che m'ero completamente dimenticato di quanto cocchio non fosse grande sta mappa. No, davvero, ci vuole una vita a percorrerla. Oh no, in pieno in parte da un loro accampamento. Cos'è quell'icona?
Non l'ho mai vista prima d'ora. Sono un po' confuso. Io devo arrivare a metà fra quell'icona e dove c'è la N. Ok, quel corso d'acqua più o meno lì al centro. Quindi mi sa che dobbiamo attraversare l'accampamento. E datemi mezzo secondo che sono anche abbastanza stanchino. Quindi una bevanda energetica. Ciccio, te la puoi anche tracannare. E voilà, perfetto. Non c'è bisogno di inquinare la natura però, eh. Ok, teniamo fuori un'arma in caso di necessità. Per adesso non abbiamo attaccato nessuno. Metti via l'arma. Salve, scusi, sono solo di passaggio. Sono solo di passaggio, salve signora. Non la inquadro troppo a lungo che sennò mi demonetizzano il video. No, 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 non ho fatto nulla. Non ho fatto niente. Non ho decisamente aperto questa scatola. Non ho preso questi oggetti. Componente elettronico, molto ma molto bene. Non è che ci avete anche... aspetta, aspetta, questo mi serve perché sicuramente rimarrò fuori per la notte. Sì, ma metti via. No, grazie, carne umana. Proprio non la digerisco, portate pazienza. Ma questi invece fanno proprio al... caso mio. Un bersaglio di carta. Ciccio, metti via che non mi pare il caso. Ci sono i nativi che vogliono sbranarti la faccia. Ok, io riparto, grazie dell'ospitalità. Ok, finché stanno a debita distanza e finché non ci attacchiamo, non ho motivo per temere della mia incolumità. Beh, oggi voglio anche andare in grotta. Sì, perché sono pirla, lo so. E pertanto è abbastanza ovvio che arriveremo alle mani. Sono molto vicino a quel simboletto strano. Si trova letteralmente a pochi secondi di distanza. Voglio capire di cosa cocchio si tratti. Ma io sono già stato qua. Ma sì, ma me la ricordo questa zona. Ma sì, c'era un bunker, se ben ricordo. Con i go-kart. Oh mio Dio, neanche a farlo apposta ditemi che posso prendere. Beh, questo è in condizioni veramente pessime. Una batteria. Batteria per golf cart. Questo non c'era nei miei tempi. Aspetta, 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 aspetta. E abbiamo anche della benza. No, aspetta, 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 cos'è? Ah, la resina per la stampante 3D. Se ritroviamo quel cocchio di bunker. Oh, ho trovato il go-kart. È fatta. Aspetta un secondo. Mi pare che fosse qua sotto l'accesso al bunker. Non vorrei dire una minchiata. Però sì, il gioco dice: ti serve la pala. Molto ma molto bene. Devo aver trovato la... oh, guarda, guarda, batterie. Dicevo, devo aver trovato la relativa informazione, probabilmente. Ancora lo scorso episodio, solo che me ne sono completamente dimenticato. E il telone disse: mi sia offerto molto gentilmente il go-kart. Vai. Aspetta un po', vediamo un po'. Oh, ok, non è male, non è male. Spero che non possa subire danni. Ah, un attimo, scusate, permesso. Maronne, la manovrabilità è una M di proporzioni bibliche. Ah, le collisioni con i sassi non aiutano, di certo. Ok, se riusciamo più o meno a restare sul sentiero, mi risparmio un bel po' di tempo e di fatica. Oh, aspetta, vai piano. Ah, ma porca la miseria. Scusate, buongiorno, permesso. No, l'acqua no, l'acqua no. Ok, mi è passato un uccello molto vicino, un po' mi è piaciuto. Però, teoricamente dovremmo essere arrivati. Ok, la zona è questa. Lasciamo qua il golf cart. Ma io posso sedermi dietro, non era quello che volevo fare. No, aspetta, l'ho spinto verso l'acqua. Volevo in verità rubare la batteria. Mi sa che non la posso rubare. Molto probabilmente no. Spostiamolo un po' più verso la riva. Prevenire è meglio che curare. Bravo, ecco, tu resta lì ad aspettarmi. Ah, ora ho capito. È il simbolo di un volante. Quindi è il simbolo del go-kart. Ah, ma che bella cosa, signori, ma che bella cosa. Allora, io devo raggiungere più o meno la zona lì davanti. Fatemi dare giusto un'occhiata, perché se ricordo bene, qui c'era anche un po' di equipaggiamento. Ah, vedi che non mi sbagliavo. Oh, un salvino. Salve, signore. Direi che lei ha passato un brutto quarto d'ora, tutto è poco ma sicuro. E un po' una lampadina. Da quando ci sono le lampadine? Questa è nuova, in effetti. Ok, cibo e del caro buon vecchio C4. Wow! Ok, qua è morta un po' di gente. Vabbè, sono cose che capitano. Sembrano piloti di un elicottero, è una mia impressione. Ah, no, non volevo il sasso, ma grazie del pensiero. In verità io mi ricordavo che qua ci fosse l'accampamento di qualcuno. Oh no, c'è l'accampamento nemico là sopra. Cerchiamo di evitarlo nei limiti del possibile. È incredibile come il telone confonda le location e in un modo o nell'altro a volte riesco a trovare... bel culetto! Nuove zone con del loot. Ok, stiamo distanti, loro sono appostati là sopra. Io devo solo dare un'occhiata in giro. Avanti, Lonino. Cerca di far mente locale. Cervello di Lon, informazione gratuita. La mente locale da lei richiesta non è al momento disponibile. La invitiamo a riprovare più tardi. No, dai, la location era questa. Ricordo che si era scatenato un gigantesco temporalone. E... oh mio Dio, no, davvero sto gioco è bellerrimo. Ah! Ok, ricordo cose. Ricordo cose, vediamo un po'. In teoria la zona dovrebbe essere corretta. L'altra volta ero arrivato da sotto e avevo scoperto gente che aveva subito un tristo destino. Devo darmi una mossa perché di sto passo il sole calerà molto rapidamente. All'orizzonte. Dove si trovava il signore? Signore! Credo che fosse da queste parti. Ah, direi che ci siamo, figlioli. Ho trovato il vinello. Barrette energetiche, molto molto bene. Le corde. E se ricordo bene c'è un tizio appeso male qua sotto.
Ok, vediamo di tagliargli la corda in qualche modo. Come faccio a farlo cadere? Uccellino? Forse posso spostare la roccia? Non lo so nemmeno io. C'ho i big dubbiozzi esistenziali. Soprattutto perché quella bottiglia non l'ho recuperata. Sì, come potete notare c'è un tizio appeso malissimo. Fun fact! Spero di non sconvolgere nessuno. Tecnicamente 3 settimane fa un mio amico si è suicidato in questo modo. Non sto scherzando. Sparito una domenica pomeriggio, l'ha ritrovato 4 giorni dopo appeso in questo specifico modo. Solo che la corda era attorno al collo. Ma vabbè, dettagli, sono cose che capitano. Si accettano consigli. Ciao piccolo stellino, per gli acquisti. Come? Non ho coltelli. Ma sì che hai un coltello, Lonino. Lo possiamo equipaggiare. Perfetto. E... ok, ha funzionato. Ok, ho reciso la corda. Quindi il corpo del tizio... provo a scendere. Sono fatto nulla, signore. E c'ha la torcia. Sì, ho trovato la torcia finalmente. Grazie, signore. Il suo sacrificio non sarà stato invano. Ah, che schifo. Il ragnino. Com'è che si accendeva la torcia, L? Sì, perfetto, ma non fa un cocchio di luce? Mi sa che molto probabilmente è bella scarica. Ma che bella scorticina, Lonino. Quanto ha di batteria? La batteria è piena. Si vede che di giorno non si vede nulla, praticamente. Ottimo, l'altra location dovrebbe comunque trovarsi da queste parti, ma... ah, dannazione, stanno calando le tenebre, è un problemone. Il problema più grande sarà ritrovare il primo, chiamiamolo bunker, quello piccino piccino, con la stampante 3D all'interno. Secondo me lo scorso episodio ci sono andato... oh, vedo cose, ci sono andato proprio una cifra vicino. Vediamo un po'. C'è una radio accesa? Signore, cosa sta facendo? Oh mio Dio, non l'avevo vista! Sì, ma la musica anche meno la prossima volta. Ok, il signore è leggermente deceduto. Tizio? Ok, sembra che i miei colleghi forse si siano accampati qua. L'accetta! L'accetta quella... posso avere l'accetta quella buona, signore? Ok, ora ragioniamo. Spaga fu... c'era bisogno di tutta sta violenza. È partito via verso l'infinito e oltre. E ci ha dato il circuito stampato. Ci sono anche dei documenti. Chi diavolo è Jack Holt? Cosa sta facendo qui? Pafton non aveva nessun amico. Firmato Chuck. Ah, cosa? Oh, ma porca la misera. Non potevate aspettare 5 secondi? No, non voglio le roccine. Voglio solo prendere un po' di roba buona. E mi levo dalle balle. Non rompete i maroni, ragazzi. Oh, non ne posso portare via altri probabilmente. Ok, devo stare veloce perché se mi aggrediscono. Un pannello solare? Da quando ci sono i pannelli solari? Ecco perché ci sono le lampadine. Hanno aggiunto i circuiti e tutte cose. Aspetta, recuperare un altro. Boni! State boni, ma porca la miseria, sono in tanti. Ok, teniamo fuori la lancia, che è più facile da utilizzare contro i bastardoni. Ok, ho trovato dei farmaci. Oh, lo scotch, santo scotch. Aspetta che salvo la partita, perfetto, così a prescindere. Anche se schiatto, almeno non dovrei farmi tutta la strada dall'inizio dell'episodio. Panetti di C4, non c'ho più spazio per il C4. Ma che due balle. Ok, ritorneremo qua casomai in un secondo momento. Controlliamo anche qua dentro. Ok, cibi, bevande energetiche. Ok, ah, non c'è più spazio per le bevande energetiche. Allora, qua abbiamo ancora altro C4. Sembra che sta gente fosse quella addetta agli esplosivi. Dai, che litigri. Ok, ho trovato anche una valigetta piena zeppa di flare. Ottimo. Che cazzo bubolo ci fai tu qui? Dovresti essere a casa. Perché sei qui con me, razza di imbecille? Non ho neanche un'arma da darti. Ma porca la miseria. Ok, vediamo di recuperare anche un po' di pianticine che appena torno indietro. No, non voglio queste. Mi dedico all'agricoltura. Ok, lasciamo stare il golf cart per adesso. Anche se un po' mi dispiace lasciarlo qua. Che non sono sicuro. Spavento, perché ogni volta che vengo qua si scatena il temporale. Dicevo, non sono sicuro di riuscire a riportarlo indietro. Vabbè, Kelvin mi seguirà in qualche modo, amen. Quindi fatemi capire bene, ho fatto il giro del Menga per nulla praticamente. Vabbè, devo comunque andare alla montagna. Quando il rifugio dei tizi si trovava qua dietro. Va bene, non è male, abbiamo sia la torcia che l'accetta, perfetto. Ed ecco qua il nostro golf cart. Allora, quanto ci vorrà, quante ore ci vorranno, scusate, prima che il telone in qualche modo riesca effettivamente a ritornare indietro. No, che non è male, Cioè, sprinta via anche abbastanza velocemente. Ah, adesso ho visto, c'è l'indicatore della batteria lì. Maronne, aspetta. Vabbè, però riuscire a dribblare gli alberi in mezzo a una foresta, sai com'è, non è la cosa più semplice della vita. Lo ammetto, ero quasi contento dell'idea del golf cart finché non l'ho iniziato. Ah, procione! Ad utilizzare, mi sono spaventato. Non è colpa mia? Cioè, sto coso poi... non sto sterzando io. È lui che... ah, porca miseria. Ah, Che drappa di lato. Non ce la farò mai a ritornare al nostro accampamento integro. Oh mio
Oddio, aspetta. Mi domando tuttavia se sono in grado di mettere sotto la gente del luogo, disse il telone passando in parte all'accampamento dei tizi. Scusate, non volevo spaventarvi con la tecnologia. Almeno non mi bagno più di tanto. Ah, non mi dite che posso utilizzare i pannelli solari per ricaricare anche le batterie del golf cart? Ma mi prendi... No, aspetta un secondo. Fammi scendere. Ma mi prendi in giro? C'è letteralmente un golf cart in quella direzione? Oh, ma dai. Sì, devo finire di costruire le strutture, così i messaggi scompaiono. Datemi 10 secondi, perché se c'è un golf cart potrebbero esserci delle risorse molto utili. Cazzabubolo, non mi ero reso conto che fosse così distante. Dai che mi sto prendendo i peggiori reumatismi. Senti, accendimi mezza torcina, altrimenti gli iscritti non vedono nulla. Oh, l'ingresso a una galleria. Ma che fortuna. Molto, molto bene. Ok, i signori non se la passano, direi, per niente bene. E a parte il golf cart, ho sentito rumori brutti, 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 voglio essere onesto con voi. Facciamo che prendo in prestito questo e l'altro lo torno a recuperare in un secondo momento. Aspetta. Tralasciamo il fatto che si sta scatenando il peggio acquazzone, io non vedo nulla, e di sicuro ci sarà uno strapiombo fra 1,8 metri. E... oh, oh, tu guarda, lo strapiombo dopo 1,8 metri. Ah, ok, è andata meglio del previsto. Gente, sono abbastanza incredulo pure io. Eppure siamo ritornati indietro. Sta torcia è una merda. Ma ok, allora vediamo per adesso di andare a dormire fino a domani mattina, che magari riesco a vedere qualcosa. Oh, grazie al gioco. Però sì, sono riuscito a ritornare indietro col golf cart. L'ho parcheggiato malissimo, sono il primo a dirlo. Ah, sono soddisfatto del mio operato, più o meno. Allora, vediamo di terminare la costruzione di sto coso. Mi sarei un po' rotto le palle di vederlo qua. Aspetta, mi dicono dalla regia che ho una fame quasi atavica. La carne essiccata è ancora buona? Sì, sembra che per adesso non sia andata male. Oh, finché dura, voglio dire. Teniamo da parte, ovviamente, le bevande energetiche e le barrette energetiche. Per quanto devo bere qualcosa, perché sto tizio c'ha una sete incredibile. Senti, fattene fuori una. E tanti saluti, ci dobbiamo anche divertire in fin dei conti. A posto. Smettila di inquinare. Oh, io nel frattempo aspetto Kelvin. Come ho detto, prima o poi dovrebbe ritrovare la strada di casa. Qui come procede il lavoro? Direi abbastanza bene. Credo che manchino proprio le parti finali, tetto e tutte cose. Tette quelle mancano sempre, ma vabbè, dettagli. E il nostro magazzino, che ormai non è più la nostra casa, sarà virtualmente pronto. Era diventata più una questione di principio che altro costruire sta casa. Ma direi che ci conviene procedere con le strutture modulari una volta che Kelvin sarà tornato a far legna. Ah, maledetto Kelvin. Ok, Kelvin è praticamente dietro l'angolo un paio di minuti e dovrebbe essere di ritorno a casa. Non so perché è tutto il giorno che ho la canzone I'm Walking on Air di Kerli, pare che fosse la cantante, bloccata in testa. Credo sia un pezzo di 15 anni fa. Completamente bloccato in testa. Allora, ci servirà anche quella cocchio di slitta di tronchi. Ah sì, poi per inciso, come detto qua, faremo un bel muro perimetrale. E questa zona è completamente nostra. Dovresti anche creare l'orticello lonino appena possibile. Non puoi andare avanti a gabbiani, tartarughe e carne di dubbia provenienza. E che ci sta mettendo una fita ad essiccarsi sta roba. Troppo tempo per l'esattezza. E basta, avete rotto i maroni. Tutto il tempo. Aio, calmini dovete stare. Allora, ritornando a noi, fatemene costruire un'altra direttamente in parte, in modo tale da cercare nei limiti del possibile. Però sto tronco rompe le balle, vabbè, dopo l'esposto, casomai. Dicevo di ottimizzare le tempistiche, anche perché sono pieno zeppo di carne nell'inventario. Ah, è andata male nel frattempo. Questo mi sa che è proprio una cifra marcio, vero? Sì, pesce avariato, ok, lascialo. E questa è carne essiccata. Ma a cibo siamo a posto? Ci dovrebbe essere altra carne andata male da qualche parte. Gioco... ah no, forse è questa che è quella essiccata, che è quella buona. Ok, dopo casomai vedo di tornare a pescare, se Kelvin arrivasse, porca la miseria. Oh, acqua potabile, non mi ero accorto. Questa non dovrebbe causarmi lo square house, vero? Oh, a parte che... porca miseria, potevo anche far fuori l'altra tartaruga ora che ci penso. Sono stato stupido, potevamo avere acqua gratis. Ah, per due volte al giorno. Ad ogni modo, perché dobbiamo avere una slitta per legna avanzata con i teschi sopra? Mi pare giusto un attimino un eccesso, gioco, eh. Mi accontenterei di una... ok, normalissima slitta di base, così portare avanti e indietro i tronchi non sarà una rottura di palle di proporzioni bibliche. Molto, ma molto bene. Aspetta che vado a raccogliere un po' di legna, perché ne avevo in giro. Ma un po' ne ho consumata. Dove poi è Kelvin? Kelvin, muovi il culo! Che spavento, Kelvin! Che stai facendo lì in mezzo, ciccio? Io ti voglio bene, ma porca la miseria. Vedi di finire le strutture in corso, Kelvin! Ma porco,
canaglia. Non so neanche se abbia letto il messaggio. Mezzo rincoglioni. Che sta facendo? Devi finire le strutture. Bravo! Quello è esattamente quello che devi fare. Oh, zio Billy, troppo complicata la mia esistenza con quest'uomo. Avanti, Lonino, devi solo premere tasto sinistro del mouse e Kelvin sparisce. Ah, bravo. Ma ne hai portati 3-4, ma mi prendi per il culo. Ma Kelvin, dai. A parte che devo ancora inaugurare la nuova ascia, scusate un secondo. Carino l'effetto con tutta l'edera che cade quando colpisci il tronco. Quanto non me lo ricordavo. Sì, sembra molto più potente rispetto alla versione precedente. Aspetta, ricordati Lonino che devi anche spostarti, se no tra un'ora sei ancora qua. Speriamo di colpire Kelvin. Oddio, non mi dire che colpisco la lì. Per un secondo mi sono giusto un ciccino cagato. Voglio essere onesto con voi, figlioli. Kelvin, se tocchi il golf cart ti spezzo le gambine, ciccio. E voilà, ottimo. Ora salvo in toppi, basta che faccio così. Mi ci avvicino, premo X. E ne possiamo trasportare 8, Kelvin. No, Kelvin, che stai facendo? Stati fermo, Kelvin, no, vieni qua, ciccio. No, costruisci. Porca miseria, no, recupera bastoni e lasciali qua davanti al golf cart. Facciamo così, ti senti un po' più utile adesso. Non so, ha buttato giù un telo, mi sono cacato. E dove l'hai recuperato sto telo, peraltro? Ok. Oh, un telo gratis, non dico nulla io. Ok, e con questi due siamo a posto. Come la tiro? Così. Oh, non è male. E vai, e forse un po' più veloce. Ah, basta che premo shift. Temevo che sarebbe stata super lenta, ma è decisamente molto meglio che trasportare due tronchi per volta. Sì, e poi premo G. Sempre G, ottimo. E possiamo vedere di terminare sti stupidi lavori che non ce la faccio più. Ho la vaga impressione che per dire a Kelvin di terminare un lavoro in corso dobbiamo essere vicini al suddetto lavoro in corso. Altrimenti lui, povero stellino della mente semplice, si confonde tantissimo. Ok, e con questo dovremmo riuscire a terminare il lavoro. Alleluia, figlioli. Beh, la porta non si apre. Buon salvi. Questa non doveva trovarsi qua, ma vabbè, dettagli. Ok, ho imparato dei miei errori a non craftare finestre qua dentro, così i bastardoni non ci possono passare. E casomai ci metteremo tutte le nostre scorte. In teoria questo lo possiamo utilizzare qua. Il gioco dice sì, non ci sono problemi. Ok, e dopo, appena possibile, vediamo di costruire il pavimento della prima delle 8 miliardi di strutture che ci serviranno per avere finalmente una bella casetta. Oh, Kelvin, ti stai rendendo utile, figliolo. Sono molto ma molto fiero di te. Ok, papino, parte all'avventura, mi raccomando, non essere una delusione costante. Allora, io vorrei andare verso quella stampante 3D. Sì, non mi ricordo esattamente la location. Mi sembrava che fosse segnata sulla mappa. Aio, ma la smettiamo, è nuvoloso oggi, eh. Porca trota. Au. Aia. Salve. Buongiorno. Scusate, è stato un incidente. Ce la fai a salvarti, ciccio? Veloce. Liberati. Sono leggermente in fin di vita. Vieni qua. Salve, signori. Guardate, non sono il pranzo, mi dispiace. È stato un piacere incontrarvi, via. Ma tutto bene, dove mi hanno portato? In un loro villaggio. Oh, il mio equipaggiamento. Aspetta. Veloce. Sì, che bella cosa. Aspetta, recupera tutto. Ok, a posto. Arrivederci, signori. Grazie dell'ospitalità e tutte cose. Aspetta che mi drogo malinvena. Veloce. Trincati le droghe. Ok. Wow, che bel villaggetto, peraltro. Dite che posso arrischiarmi a palpeggiare giusto qualcosina. No, non lei, signora. Sante scomuniche. No, tu sei grosso. Lui è grosso. Lui ce l'ha tanto grosso. Porca la miseria. Ok, come non detto. Oh, merda. Ah, è tanto grande. È il Rocco di zona. Ok, aspetta che recupero un po' di roba. Salve, signora, come va? Tutto bene? Guardi, che piacere fare la sua conoscenza. Devo so... Ah, come non detto. No, troppe conoscenze. Orca miseria, ma sono dovunque. Oh, mi guardava anche storto. Non stavo registrando, è come un povero pirla. Sono volato di sotto mentre cercavo la zona giusta e sono morto per i danni da caduta. Quando mi sono accorto di essere caduto, ho riattivato la... Sì, di essere morto, ho riattivato la registrazione. E vi siete persi la scena di me che tiravo 26,9 porchi. Ma insomma ci siamo capiti. Ti bambi, mi hai fatto cagare in mano. Ok, io devo continuare in quella direzione. E dovremmo virtualmente esserci. Ok, riconosco la zona. Quello è il villaggio dove mi hanno portato i cannibali. Gente simpaticissima. Sì. Io, onestamente, pensavo di essere spawnato qua quando siamo arrivati la prima volta sull'isola. Ora quello è il villaggio dei cannibali. Ora sono confuso, ma insomma ci siamo capiti. Ok, siamo in una zona che conosco abbastanza bene. Sì, devo fare un po' di mente locale. Sarebbe stata perfetta anche questa. Più difficile da
da difendere. Non dico di no. Oh, il lato positivo è che per adesso nessuno mi sta seguendo. Oh, mio, non so per quanto potremo stare abbastanza tranquilli. Se ben ricordo, la galleria dovrebbe essere poco più avanti in quella direzione. Mio Dio, era così tanto grande la mappa. No, vi giuro, me la ricordavo grande un terzo. A dir tanto un terzo, mi sa che mi confondevo col primo. Queste roccine me le ricordo. Dovremmo essere virtualmente arrivati. Sì, ok, mi piace quello che vedo. Aspetta, aspetta che ho visto dell'equipaggiamento. Oh, buongiorno signore, come va? Tutto bene? E abbiamo trovato munizioni per la 9 mm. Avessi anche la 9 mm sarei un momento molto più felice. Cazza, bubolo, non ho depositato il C4 che ho trovato. Sono morti virtualmente tutti da queste parti. Ok, abbiamo anche delle bombe a mano. Bene, bene, bene. Oh no, mi hanno trovato. Sembrava troppo bello per essere vero. Oh, è spawnato anche un golf cart nella mia zona, peraltro. Dai. Era una di queste aree, ma non ricordo esattamente quali. Era nascosto bene quel cocchio di bunker. In verità l'avevo trovato per... Per pura casualità. Questo in verità è un buon indicatore. A quanto pare non posso trasportare altre batterie. Altri oggetti che avrei dovuto depositare alla base. Era questo? Cazzarola. Credo di sì. Non ricordo che ci fossero grotte pericolose vicino alla nostra vecchia base. Salvina? C'è nessuna? Accendi la luce che mi sto cacando male. Salve. Mi sono perduto proprio una cifra. Se non mi aggredite la faccia o non... Oh, sì, è la zona giusta. È la zona giusta. Ok, ok, aspetta, risparmiamo batterie della torcia. Anche se molto probabilmente ne troveremo altre qua dentro. Buon salve. Ok, tutto tranquillo. Metti via le armi, Lolino, vai tranquillo. Allora, vediamo un po'. Un libro scritto da Tim LeBlanc. Chi sarà questo Tim LeBlanc, figlioli? Chi sarà? Un libro che riguarda gli universi paralleli. Molto interessante. Aspetta un attimo. Mi metti via il libro? Grazie, sì, Tim, lo incontriamo dopo. Santo spoiler. Quello è il tizio che ci ha aggredito all'inizio del gioco. È il vecchio avvocato della compagnia. Yang Yu Zhang, l'ho detto malissimo, ma insomma ci siamo capiti. Sì, era l'avvocato che molto probabilmente, per vari motivi, è stato licenziato. Ma bene, bene, bene. Allora, ho trovato altra resina, del filo, nastro adesivo. No, le batterie, no, non posso lasciarle qua. Vabbè, a sto punto, accendo la torcia. Chi si è visto, si è visto. Un altro pannello solare. Lampadine, carburante, sì, insomma, inchiostro, ci siamo capiti. Spero davvero che gli oggetti respawnino in futuro. Perfetto, nastro adesivo in grandissimissimissima quantità. Com'è che funzionava? Ah sì, dovevamo accendere il computer. No, no, non volevo stampare quello. Volevo... non c'è inchiostro, che peccato. Insomma, non c'è resina. Vabbè, senti, scaricaci dentro la resina. Nel frattempo io continuo a visitare il resto del bunker. Come si fa a sbagliare queste cose, Lonino? Che boia è sta roba appiccicata al soffitto? È una strana sostanza trasparente. Ma si muove? No, no, forse sono io che mi sono svarionato il cervello. Buon Salvino! Oh, wow! Che zona particolare! Beh, a me un trapano potrebbe far comodo, visto che devo costruire cose. Allora, qui non hanno terminato la costruzione. Mi domando se si siano rifugiati qua dentro. Un altro orologio da polso. Ah, la zona è minuscola purtroppo per me. Ok, altra roba, no! Serve una tessera? Non so quale tessera, tuttavia. Cos'è sta musica da spa? Io un massaggino lo vorrei. Ok, non mi dovrei lamentare, di solito è Kelvin che mi fa massaggi ai piedi. Solo che non è bravo, ci mette troppa lingua purtroppo. Ok, ritornando qua, mi sono accidentalmente craftato un set di freccine. Allora, con A, con R cambiavi il progetto. Se la fiaschetta richiede 100 ml, quanti... L'ho scaricati tutti qua dentro? Oh, ma porca la miseria. Vabbè, non importa. Ormai craftami anche la fiaschetta, ritornerò poi in un secondo momento. Mi ero dimenticato di te. Beh, questo è un progetto molto avanzato. Allo stato attuale non possiamo ancora realizzarlo. E come per magia abbiamo la fiaschetta. Sì, molto ma molto bene. Vediamo un po' se ci sono altri progetti. La maschera. Non ricordo a cosa servisse. Era la maschera rossa o la maschera dorata? C'erano due maschere, non dico cagate. Oh, non c'era anche bisogno di craftare le freccine. Ma lo accetto molto passivamente. Possiamo anche dormire qui dentro. Se ripenso al fatto che la mia base è tipo qua dietro, mi fa girare le balle. Ok, è la maschera rossa. Molto bene. E voilà, grazie, questa la prendo io. Ottimo. E per il resto abbiamo i rampini, il tessuto tecnico, la slitta, custodia per GPS. Il problema è che il tessuto tecnico richiede 250 ml. E io ne ho messi solo 200. Della suddetta sostanza. Servivano 10 unità di tessuto tecnico.
per craftare non mi ricordo cosa, non mi ricordo se tutta la tuta o una parte della tuta. Cosa poi erano i rampini? Non mi ricordo che ci fossero ai miei tempi. Forse puoi sparare una corda per andare dal punto A al punto B. Ma che bella maschera, Lunino. Oh, probabilmente se metti la maschera rossa, sapete che loro sono sensibili al rosso. Non è uno spoiler, lo si sa dal primo The Forest. Non lo so, ti guarderanno con occhi differenti. Assicuriamoci di memorizzare il punto in cui si trovano certi oggetti. Tipo la maschera che si trova qua. Perfetto, la maschera dorata. Me la ricordo. Era alla fine del gioco. Ok, rampini stampati. Vabbè, poco male, restano ancora 100 ml. Ma come ho detto, se siamo fortunati, il tutto respawnerà. Ok, è molto distante dal nostro vecchio punto di partenza. Però dai, figlioli della serie, meglio che nulla. Allora, aspetta che salvo la partita, che ci terrei a non schiattare. Mi correggo, ci terrei a non schiattare di nuovo. Temo tuttavia che una volta ritornato là fuori, scoprirò che saranno calate le tenebre nel frattempo. Yay, che fortuna. Dai che mi trovo direttamente un nativo qua fuori, pronto a farmi bussette te. No, in verità non è poi così malaccio. Aspetta che metti via la torcia, caro. Porca la miseria. Come ho detto, sono distante anni luce dalla mia base, che si trova lassù. È quello? Lo vedete? C'è un simbolo a forma di chiave inglese in questa direzione. Beh, dovrei avere ancora un attimo di luce. Un salto veloce ce lo posso anche fare. Dannazione. Sarei dovuto venire direttamente qua quando all'inizio siamo andati a recuperare la torcia e l'ascia. L'ascia non mi ricordavo che fosse lì, eh. La torcia sì. Oddio, bere quest'acqua mi darà problemi? Vediamo un po'. Sì, a prescindere, sì. Vabbè, non importa, almeno mi sono idratato un cicino di più. Ma era così anche in passato? No, davvero mi salgono i peggio dubbi, Lunino. Non perdere tempo. Guarda che bel punto per fare la base. È una gigantesca zona pianeggiante, cioè difficile da difendere, a parte per lo strapiombo qua. Ah, avevamo una bella base, dannazione, sul primo The Forest. Anzi, sul secondo The Forest. Cioè, la prima volta che abbiamo giocato a Sons of the Forest. Ok, sono riuscito a dirlo in maniera un po' più corretta. Non mi dite che è una zona in cui devo scavare perché mi incocchio proprio una cifra. Che è sto rumore? Buon salve? Un elicottero? Come il rumore di un elicottero? Aspettate! Salvatemi! Signori, salvatemi! Lavoro per la compagnia, sono un personaggio importante. Oh! Non mi dire che droppano risorse. Non potete dropparmi un po' di un po' di gnocchi? Insomma, potete portarmi via? Che devo fare? No, ma dove vai? Dove vai? Ciccio! Ciccio! Oddio, non mi dite che dovevo lanciare il razzo di segnalazione? Avevo solo un flare standard, io. Oh, ma porca la miseria. Ok, provo a spingermi un po' più avanti. No, lo sapevo. Un'altra stupida grotta? Ah, è il bunker di cui abbiamo sentito parlare prima. Vediamo un po'. Gordon e signor Pafton continua a rifiutarsi di riconoscere che posto sia questo, senza neanche tenere in considerazione cosa il mio team sia riuscito a trovare dall'altro lato, sull'altro lato dell'isola. Ci sono interi team che sono spariti, i nostri dipendenti che abbiamo ritrovato più volte morti. Beh, tanto non se ne deve occupare lui di questa situazione. Ovviamente me ne dovrò occupare io. Zhang Yu e l'avvocato. Credo che fosse l'avvocato di cui abbiamo sentito parlare. Allora, fatemi dare giusto un'occhiata veloce veloce. E questo? Ah, è il GPS tecnico che abbiamo visto prima. Quindi posso... ok, VIP. Molto ma molto bene. Cuoricino. No, Kelvin è distante adesso. Purtroppo per me. C'è una grotta? Oh, in effetti sì, c'è una grotta. Allora, provo a dare un'occhiata veloce. Sì, ribadisco che sta torcia fa schifo al cocchio. Non so se sia una grotta pericolosa in cui qualcuno mi sbranerà. Orca la miseria. Ok, direi che io qui dentro non ci dovrei stare. Buon salve. Entro giusto un paio di secondi e mi levo dalle palle, ok? Non sono ancora pronto per le grotte. Non c'ho nemmeno l'armatura, dannazione. Smettetela di darmi corde che non sono andato tornato indietro a caricarle. Ok, cibo in scatola, corde. Il paradiso della corda, dannazione. Ehi! Ah no, era il riverbero, mi sono cagato in mano. Posso bere dell'acqua? No, grazie, c'è già lo squarehouse. Ah! Cosa? Da, smettiamo di percularmi così! Oh no, siete qua dentro, vero? Ovviamente, sento qualcosa che rugna nell'oscurità. Mio Dio, che brutto modo di andarsene. Vabbè, non è che gli altri se ne siano andati molto meglio, provo a dare un'occhiata veloce. Cos'è? C'è qualcosa che rugna malissimo. Buon Salvina? Oddio mio, forse... No, non mi potete far sti suoni così nell'oscurità, però, date buoni. Allora, ho trovato un altro documento. Cosa sto guardando?
Ah, sembrerebbe essere una sorta di aliante. Tatte, buono. Ti morisse male il cugino di terzo, quarto e quinto grado? Caccia la miseria. Ok, facciamo che torniamo fuori. Sei spawnato adesso qualcuno? Sei un pezzo di erba? Non è che magari c'è un'altra zona della grotta che io non ho notato? Perché sono un pirla di proporzioni bibliche. Diciamo di no. Speriamo di no. Forse i rumori provengono da una... da una grotta adiacente. Bene, ok, ritorniamo là fuori. Beh, l'ho detto che una grotta l'avrei esplorata. Diciamo che... questa va bene, ciao Bambi. Come grotta esplorata, ok? Non rompetemi le palle. Sono già abbastanza traumatizzato di mio. Salve, sono il telone che si è accorto che mancano ancora 5 minuti di video. Kelvin, sei il coglione che non si è accorto che è arrivata la signorina? Signorina coscia lunga, tripla coscia... Ma avanti, venga qua. Ha visto l'uccello e si è spaventata, poverina. Vabbè, si divertono così. Loro... Kelvin, ti ho detto di raccogliere... Perché non segui l'istruzione? Io ti raccogli la legna e portala qui. Mi ha detto, sì, va bene. E se ne è sbattuto altamente le palle. Non ha fatto nulla. Anche perché, come ho detto, essendo io uscito dalla partita e non avendo lui messo gli eventuali bastoncini all'interno di un contenitore, le suddette risorse sono andate a farsi benedire. Perché di solito funziona così la mia esistenza. Ah, ciccio, ma non potevi metterli tutti in un'unica direzione? Ok, viene un pavimento un pochettino più articolato. Kelvin, magari muovi anche tu le zampine, porca la miseria, e dai una mano. So che il concetto di essere utile ti è alieno, ma vabbè, dettagli. Sì, lo so che ho fame, ho sete, portate pazienza. Sono anche in quel periodo del mese, ma non è che devi segnartelo per forza lì sotto. Volevo almeno finire questo, vaiero. Ok, ora vediamo. Signorina, la vuole una grande e grossa bistecca? Non era un'allusione. Ste donne che fraintendono sempre. Allora, quanto mi sono dissetato? Un po' di più? Perfetto, spero che nel frattempo la roba che io ho messo ad essiccare qua... Oh, è tutta bella pronta, anche il pesce! Sì, perché devo andare in grotta. 2 minuti di grotta ve li concedo. 2 minuti al massimo, guarda. Sono già che balbetto, porca la miseria. Non c'era bisogno di mangiarsi proprio la testa del pesce. Ma che schifo! Ma dove buia sei cresciuto, ragazzo? Senti, mangiati anche un po' di carne. Ok, non mi ricordo se possiamo costruire le... le tende, quelle fatte col telone, scusate, direttamente là sotto. Ah, datemi solo un mezzo nanosecondo, perché a sto punto io, a prescindere, un bel magazzino qua dentro, poi quantomeno una scaffalatura, insomma, ci siamo capiti, ce la sgnacco volgarmente. Kelvin! È già sparito il ragazzo. Mi serve una mano con la legna, ragazzo. Inutile come la M ogni volta. Perfetto. Ehi, ok, sono avanzati anche pezzi. Cosa... vuoi di più dalla vita? Vorrei che Kelvin si rendesse utile, se non chiedo più di tanto. Allora, cerchiamo di farci tattici prima di andare in grotta. E craftiamo un deposito per legna grande. Wow, è molto grande in effetti. Senti, molto volgarmente, per adesso buttalo qua. Come ho detto, anche se non è perfettamente allineato ad eventuali altre strutture della serie, chi se ne frega. Kelvin, prendi i bastoncini che ho buttato qui a terra. Oh, ma zio Billy, ogni volta gli devi spiegare le cose. Io capisco essere bambini speciali, Kelvin, ma te superi i limiti consentiti di legge. Senti, hai rotto le palle, Kelvin. Finisci la struttura, lo capisci? Quello sì, quella struttura laggiù no, ti faceva schifo, ma questa invece gli va bene. Gabby, rompere balle, vai via di qua, porca la miseria. Oh, è sempre che fa il protagonista nei miei video, è una roba assurda. Kelvin, quante volte ti ho detto di non toccare il golf cart? Oh, ma dai, aspetta che si è buggato di... No, no, che... Bastava anche far così, se proprio proprio... Ma c'è tipo un pannello solare sopra. Ma dove cazzo sei andato a prendere la legna, idiota? Culolandia. E vattevi, barboni. Ormai ce l'ho io tutta la legna necessaria. Ah, ok, fino a 24. Ora diciamo a Kelvin, bravo, vieni a darmi una mano. Dai, Kelvin, che sono tipo le 9 di sera. Sto video doveva uscire un'ora fa. Kelvin, sì sì, bravo bravo, alla sorreta. Praticamente recupera i tronchi e riempi il contenitore. Ce la fai a fare a meno questo? Sì, quasi non mi viene voglia di affogarti. Ok, entro solo per 2 secondi, figlioli, perché come detto è super mega tardi. Mi sto già cacando a spruzzo. Non ho nemmeno craftato le armature. Oh, ma che brutta zona, ragazzi. No. Ma che è quello? Ma dammi la torcia, imbecille. Il deficiente mi dà l'accendino, è certo. Buon salvino. Ok, ho trovato un portatile e anche delle chest. Beh, i flare mi serviranno, questo è poco ma sicuro. No, ci ce la fai, bravo. Chissà che le schede elettroniche serviranno anche per le bombe, se ben ricordo. Ehi, ok, ho recuperato un nuovo luogo scoperto, bunker ricreativo. Dovrebbe essere una delle nuove location.
bombola d'ossigeno mi fa pensare che molto probabilmente dovremmo aver già trovato il rebriefer. Un teschio, no? Grazie, sono già a posto. E abbiamo anche delle munizioni. Perfetto, un articolo di giornale. A quanto pare la Puff Corp, la corporazione del tizio ricco che è sparito, ha costruito, guarda un po', una industria farmaceutica su un'isola remota. Mi domando dove sia quest'isola remota, santo cielo. Mi sembra strano che non li abbiamo... Non fate QQ all'improvviso che mi caco. Dicevo, mi sembra strano che non li abbiamo... Tra tua nonna, lo sapevo. Dicevo, mi sembra strano che non li abbiamo ancora incontrati. Che bello, con le parti umane. Mi era mancato sto arredamento. Oh no. Voglio solo vedere quello che c'è qua dentro. E poi mi levo dalle palle molto in fretta. Che tipo di carne è? Domando per un amico. Sta torcia è una merda. Buon Salvina? C'è qualcuno? Se non c'è qualcuno va benissimo. Mi piace la solitudine. Sono un uomo che apprezza proprio un sacco la solitudine. 3 secondi e io corro nella direzione opposta. Oh, quella torcia è messa apposta. Quella lucina è messa apposta per farmi cacare male. Salve? Ho trovato dell'acqua, non mi aspettavo di trovare questo. No, se fosse esploso attirando l'attenzione di tutti all'interno della grotta sarebbe stata una figata assurda. Buon salve? A lei l'acqua proprio non piaceva, direi, eh. Ok, lasciamolo lì. Cazzo, popolo, c'è finita la roba là sopra. Oh no. Oh no, li ho ritrovati. Ah! Ma porca la trotter... Cos'era quello? Cos'era quello? Non lo voglio sapere, era una domanda retorica. Non sembrava neanche uno di quelli noti. Eh no. Gente, io direi che porca trota. Per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo, casomai, esploriamo la grotta. Ma... Ehi! Per questo sono anche già troppo traumatizzato. Ho abbastanza traumi per una puntata. Devo far uscire questo video il più velocemente possibile. Quindi torno indietro a salvare e mi levo dalle balle. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi lascio guidare il golf cart e vi ci metto pure sotto. Ah, le mie povere corne. E noi ci vedremo in un prossimo video. Maronne però, ragazzi, non si può andare avanti in questo modo. Ciao ciao!